L'amico del principe Filippo Gilles Brandet afferma che tutti i dipendenti del palazzo si riferiscono allo stesso modo al duca di Sussex, il principe Harry e a sua moglie, la duchessa di Sussex Meghan Markle. Lo staff reale ha nomi in codice segreto per il principe Harry e Meghan Markle, ha affermato un nuovo libro. L'amico del principe Filippo, Gilles Brandet, afferma che tutti i dipendenti del palazzo si riferiscono allo stesso modo al duca e alla duchessa di Sussex. Un estratto dal suo prossimo libro Elizabeth, An Intimate Portrait, descrive come il personale snobba la coppia usando un soprannome. Il nuovo libro fa luce sulla defunta monarca, dal modo pericoloso in cui ha dato alla luce tre dei suoi figli, alle sue ultime conversazioni e a uno dei suoi drammi preferiti della BBC. Un estratto, pubblicato su The Mail on Sunday, recita: ogni volta che i nomi del duca e della duchessa di Sussex emergono nei circoli di corte, i cortigiani sussultano e cambiano argomento o si riferiscono a loro come persone che vivono all'estero. Se Harry e Meghan vengono menzionati ai membri della famiglia reale, semplicemente sorridono brevemente e dicono gli auguriamo tutto il meglio e nient'altro. Il libro menziona anche come la regina fosse devota a Harry e che gli augurava davvero ogni bene nella sua nuova vita all'estero. Ha aggiunto che questo amore è stato esteso a Meghan. Il libro dice: la verità è che quando suo nipote le ha detto che stava per sposare Meghan Markle, lei era davvero felicissima della prospettiva, le piaceva Meghan e l'ha detto a molte persone. E ha fatto tutto il possibile per far sentire la sua futura nipote acquisita. Elisabetta II è stata l'unica monarca che la maggior parte della nazione abbia mai conosciuto prima di morire circondata da alcuni membri della sua famiglia all'inizio di quest'anno. Il libro contiene anche altre rivelazioni bomba, incluso il fatto che la regina ha combattuto contro il cancro prima di morire. Il biografo reale e amico del principe Filippo ha affermato che la regina stava combattendo un doloroso cancro prima di morire.